aspettavo così. Diciamo che se va bene, per il 21 settembre. Ma allora, io direi così, di fare semplicemente questo. Vista la relazione che è stata creata all'interno del tuo esercizio commerciale, visto che tu sei un associato dell'associazione, regolarmente iscritto, che si è appoggiato a noi per la tutela dei diritti. E questi diritti sono stati violati perché comunque ti hanno bloccato dei beni che tra l'altro sono la tua creazione, quindi comunque, e ti hanno impedito il libero commercio, hanno violato diritti sanciti anche dalla Costituzione stessa. Quindi come associazione ci prendiamo l'incarico di verificare tutta la documentazione posta in essere, quindi verbali, faremo un rigetto conforme alle normative vigenti, per cui cercheremo di ripristinare l'equilibrio tra legalità e giustizia. Questo è il nostro compito. Per cui il 22 settembre. Allora, la data cercheremo di farlo per questo 21 settembre, che è il giorno mondiale internazionale della pace, perfetto. Quindi dovremo ovviamente rispettare le scadenze, i termini che verranno a maturare con tutti gli atti che produrremo e le risposte che ci aspettiamo. Dopodiché, se non rispondono e non decidono di ripristinare il libero commercio, dovremo di iniziativa, come è già stato fatto in conformità a tutte le leggi che utilizziamo, che sono quelle costituzionali e internazionali, ripristinare l'attività commerciale. Il diritto deve essere, tutelato. No? Sì, vabbè, è ovvio che ognuno di noi ha dei diritti inalienabili, inviolabili, quindi il libero commercio è alla base, la creatività è alla base. Poi tra l'altro la tua attività è un'attività creativa al massimo e quindi deve essere proprio, anzi, tutelata, non solo tutelata ma anche incentivata. Quindi oggi sono qua anche perché comunque voglio fare in modo che questa attività possa anche svilupparsi col tempo e rendere felici tanti nostri futuri associati, se ancora non sono associati. A me già mi ha aumentato la felicità. Vabbè, questo è fondamentale, importante. Ti ringrazio. È stato un piacere. Vabbè, allora salutiamo se ci stanno seguendo, se riusciremo a fare questa informazione, e siamo qua per cercare di ripristinare la legalità. Il 21 settembre 2018 spero che venga fuori una festa della Madonna sulla pace. Grazie, Nando. Prego.